Ma questo aveva un perché, un significato e un senso particolare, totalmente diverso dagli altri. E quindi vedervi qua stasera ad ascoltare queste signore e quel giovanotto che hanno faticato tutto l'inverno davanti a uno schermo, qualcuno con il cellulare, che ho perso la connessione, non si sente più. Insomma, è stato drammatico riuscire a lavorare, ma ce l'abbiamo fatta. E quindi io partirei subito con un applauso per Rita. Non sembra, ma io ballo, faccio balli di gruppo e mi piace da matti. Mi piace perché è una forma di armonia particolare dove ognuno è solo con se stesso, ma nello stesso momento con gli altri, tutti insieme. Ma fa gli stessi momenti, movimenti nello stesso momento. A essere sincera, però, quando penso al ballo, penso al flamenco, tutti che si muovono a tempo di musica, in perfetta armonia tra loro, ma non solo, nei gesti, nei movimenti, i vestiti di seta lucida che avvolgono i corpi e che sono liberi di spolattare, è come se ballassero con loro. E ricchi di frappe, che svolassero anche loro come se danzassero attorno alla persona. E i capelli, belli, composti, ordinati, ma con qualche riccio che sfugge al controllo, che si lasciano andare liberi come il vento, come nuvole. Tengo a precisare che, a parte qualcuno, sono quasi tutte persone che non hanno mai avuto davanti un microfono. L'emozione è tantissima. E oltretutto, le parole che sentite, ho dimenticato di dirlo, dal momento che è un'urgenza che nasce da chi narra, le parole sono di chi sta narrando. I testi sono stati scritti da loro, quindi hanno fatto un doppio lavoro di imparare a raccontare e raccontare materialmente. Ok, quindi la prossima. Tromba, gennaio 1927. Le abbiamo già i suonatori, disse il tizio della compagnia. Lo so, mi mise a suonare. Lui se ne stette lì a fissarmi senza muovere un muscolo. Aspettò che finissi, senza dire una parola. Poi mi chiese: ma cos'era? Non lo so. Gli si illuminarono gli occhi. Quando non sai cos'è, Jeff. Poi fece una cosa strana con la bocca, forse era un sorriso. Aveva un dente d'oro proprio qui, in centro, come se lo volesse mettere in vetrina, tanto per farlo vedere. Ci vanno matti lassù per quella musica. Lassù. Lassù voleva dire sulla nave e quella specie di sorriso voleva dire che mi aveva preso. Suonavamo 3-4 volte al giorno, prima per i ricchi della classe lusso, poi per quelli della seconda e ogni tanto si andava da quei poveracci degli emigrati e si suonava per loro, con loro, ma senza la divisa, così come veniva. E ogni tanto stavamo con loro a suonare. Suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo e si dimenticasse chi era. Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire, ti senti Dio. Suonavamo i ragtime perché è la musica su cui balla Dio quando nessuno lo vede, su cui ballava Dio se fosse stato negro. Come vedevamo. E che sono tutti quanti tanto più alti di me. Serena, 50 anni, sposata, due figli all'estero, ex impiegata, e ferma davanti al supermercato in attesa di attraversare.
mascherina FP2 ben posizionata, dalle quali sbucano occhi neri lucenti, capelli a caschetto, neri, un po' crespi, un po' ribelli. Ringrazia chi si ferma e la fa passare. Schiena dritta, scarpe sportive, una gonna un po' demodè, però è così comoda, la lava e non la deve stirare. I suoi figli le dicono sempre che stirare è un lavoro inutile e lei si sta adeguando. Entra al supermercato. Ah, il gel, sono passati quasi 2 anni e spesso se ne dimentica. Imbraccia il cestino a mo' di borsetta. Deve comprare poche cose, del resto fare la spesa in questo periodo è l'unico svago che si concede. Si ferma davanti al frigorifero, è pieno di confezioni, tanta plastica. Lo apre solo dopo aver deciso cosa prendere e lo richiude subito. Squilla il cellulare, lo toglie dalla tasca, ha mani belle, dita lunghe, affusolate, ben curate. Risponde timidamente. Mamma, sì, te l'avevo detto, sono a fare la spesa. Ah, non ti ricordi? Sì, sono a fare la spesa. Torno subito, mi raccomando, fai la brava. Continua ad ascoltare, bella ciao. Sì, bella ciao, ti ho detto. Arrivo subito, ti porto le caramelle di menta che ti piacciono tanto. Esce dal supermercato. Una folata di vento fa volare sul piazzale mascherine, guanti e scontrini, e il parcheggio è pieno di rifiuti sparsi qua e là. Il vento e i rifiuti la irritano, non le piacciono, chissà come facevano una volta. La primissima volta di fronte a un pubblico. Provate a venire da questa parte, dopo venite e fate una passeggiata. Quindi è stata un'impresa veramente grossa. E oltretutto dal racconto si capisce che ha una passione vera, forte per l'ambiente. Non è semplicemente nostalgia di un passato, è tristezza per un ambiente calpestato. E si presenta il prossimo narratore. Ti arrendi? No! Ti arrendi? Sì, finisce la seconda guerra mondiale, Giappone e America diventano migliori amiche, America e Russia diventano le due nuove superpotenze e in quasi tutte le costituzioni del mondo nasce un nuovo articolo, no alla guerra. Articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, cioè non gli piace, non la soddisfa, non la sfarfalla, non gli fa schifo, no, ripudia, sentite. Arriva dritto, preciso, arriva dritto al punto con una potenza atomica. Articolo 9. Nella sincera aspirazione alla pace internazionale basata sulla giustizia e l'ordine, il popolo giapponese rinuncia per sempre alla guerra quale sovrano diritto della nazione e alla minaccia all'uso della forza come mezzo per la risoluzione delle dispute internazionali. Allo scopo di raggiungere l'obiettivo di cui al precedente paragrafo, le forze di terra, di mare ed aereo, così come le altre potenzialità belliche, non saranno mai mantenute. Non sarà riconosciuto il diritto dello Stato alla guerra. Sono senza esercito. Cioè, questi non hanno l'esercito. Giappone, 7ª forza militare più potente del mondo. Capiamo, andiamo piano. Allora, Giappone e America dopo la guerra scriveranno la seconda costituzione giapponese, poi diventeranno migliori amici, come succede sempre. Però non ve la voglio raccontare così, non è una lezione di storia, non so Barbero, mi mancano anche gli occhiali, no. Me la voglio provare a far vedere attraverso gli occhi dell'arte. La 7ª, il cinema. Come in Italia, anche in Giappone, dopo la guerra ci sarà il boom economico.
grattacieli, grattacieli ovunque, crescono come dei fiori, pubblicità, pubblicità dappertutto, su tutti i palazzi, poi soldi, tanti soldi, poveri, tantissimi poveri, troppi poveri. Baraccopoli a Tokyo, la capitale, enorme dislivello sociale, malcontento, tanto malcontento. Arriva il 68, è uguale in tutto il mondo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, le destre sono da sempre al potere, mentre invece le sinistre sono sempre più in un angolino della politica e scisse. Tutto il mondo è paese. Jim Rowe, Uomini e Lupo, è un film del 99, un film d'animazione, è un cartone animato, Biancaneve, diretto da Mamoru Oshii. In questo Giappone finto, in un ipotetico Giappone, dopo la guerra, durante la ricostruzione, in questa ipotetica epoca storica, che però ricorda un Giappone realmente esistito, un'epoca storica realmente passata, il 68, da quando c'è la ricostruzione, il Giappone è scosso da attacchi di guerriglia urbana fatti dalla setta. Possiamo definirli rivoluzionari o terroristi, dipende dai punti di vista. Ovviamente ricordano le Brigate Rosse giapponesi. E per trovare rimedio a questa situazione, il paese crea delle nuove forze speciali militari, la DIME, che ricordano le forze di autodifesa giapponesi. Se ti capita, cercatelo questo film, perché veramente ne vale la pena. E adesso siamo all'ultimo racconto, e lo so, vi state strappando i capelli per la disperazione, vi dispiace, vorreste continuare a sentir raccontare purtroppo ogni cosa bella ha una fine. Questa fine si chiama Lorena. Finalmente in pensione. Adesso al sabato gite. Questa l'organizza il centro sociale anziani. Andremo a Iesi e Marotta, nelle Marche. Quando arrivo alla fermata del pullman c'è già un po' di gente. Beh, dai, ci sei anche tu. Eh sì, non vedevo l'ora. Dai, che sarà anche una bella giornata oggi. Ma scusate, il pullman dov'è? Ma si è sempre fermato qui. Ma siamo così in pochi. Vuoi vedere che si è fermato davanti al bar? Davanti al bar, un pullman 50 posti, su un incrocio. Infatti. E ci stanno già venendo a cercare. Saliamo sul pullman. Carla e Giovanna hanno già fatto l'appello. Ci siamo tutti. Pronti? Si parte. Via autostrada, direzione Rimini. C'è ancora buio e ci sono parecchi banchi di nebbia. Siamo alla fine di ottobre, quindi è normale. Dal lato dell'autostrada si vedono alcuni borghi di case. La luce di alcuni lampioni, in mezzo così alla nebbia, ne illumina soltanto i tetti. Sembrano come immersi nella bambagia. Mi assopisco un poco. Quando apro gli occhi, là, davanti a me, una palla. Fuoco, arancione. Il sole sorge all'orizzonte, sembra uscire proprio dalla terra. Intanto Carla e Giovanna ci offrono le ravioline che hanno fatto i volontari del centro sociale proprio per noi. Che carini. Ci fermiamo alla stazione di servizio. Scendiamo tutti. Quando è il momento di ripartire, mancano due persone. Una è una signora sudamericana che pochi conoscono. Ma l'avete vista? Ma sì, era con la sua amica. Piangeva. Ma cos'è successo? Niente. Poco in Italia. Nostalgia, casa. Questa è Olga, che è seduta accanto a me, è russa e fa la badante in Italia.
Ripartiamo e alle 10 in punto siamo a Iesi. Là ci sono già le mura della città e la guida che ci sta aspettando. Cominciamo da Viacci per la stradina acciottolata che ci porta verso il centro storico, ma rimango indietro e allora comincio a farmi avanti. Intanto sorpasso 5-6 persone, ma il ministro pensa solo alla sedia. Qui parlano di politica. Intanto io mi faccio ancora avanti, piano piano altre 6-7 persone riesco a superare. Ma mia suocera, ieri sera, qui parlano di famiglia. Ancora un pochino. E quasi ci sono, quasi ci sono in cima, alla fila. Ma la mia collega ieri sera, qui parlano di lavoro. Ogni tanto qualcuno lancia un ma dura poco il silenzio. Comunque io sono già arrivata in cima a tutti quanti e posso sentire quello che dice la guida. Iesi è una cittadina di 39.000 abitanti. È posta in una bella posizione sopra la vallata del fiume Esino. È una città molto industriosa, molte industrie, e viene per questo chiamata la Milano delle Marche. E sono fiorenti l'industria della lavorazione del rame, della pelletteria. Il centro storico è stato costruito intorno al 1200. Le mura invece sono più recenti, intorno al 1500, ma sono arrivate a noi praticamente quasi intatte. Ed è bello passeggiare in queste stradine che sanno di medioevo, pulite, tutto ristrutturato, bello. E mentre saliamo ci lasciamo alle spalle parecchi palazzi importanti, il teatro Pergolesi, la biblioteca, la sede del municipio. È molto piacevole. Arriviamo alla cattedrale di San Settimio, entriamo e mentre ci accomodiamo sulle panche e ci riposiamo un pochino, la guida ci parla delle notevoli opere d'arte all'interno della cattedrale. Quando usciamo siamo sulla piazza principale di Iesi, dedicata a Federico II di Svevia, che a Iesi ha avuto i natali nel 1194. La piazza è piena di gente, c'è un gran movimento, perché c'è il mercato settimanale. E allora io con la fantasia vado all'epoca del Medioevo, quando arrivavano i contadini con i carretti, gli animali, e c'era il ciabattino, i venditori di tessuti, e poi ritorno poi presto al presente, perché abbiamo tutti un certo languorino. Si è fatta l'ora dell'aperitivo. Ci aspettano in una vecchia cantina che adesso è trasformata in osteria, dove su lunghe tavolate ci hanno preparato pane e salumi locali e un vino delizioso, il verdicchio. E già, perché questa è la patria del verdicchio. Come tu chiama? Vino? Verdicchio. È famoso in tutto il mondo. È così bello, fresco. È veramente delizioso. Ancora un breve giro nel centro storico e torniamo al pullman che ci porterà a Marotta. È un po' distante, ci vorrà un po' di tempo. Ma dove bello in Italia? Dove io andare? Ah, se vuoi vedere l'Italia, Roma, la città eterna, tanti monumenti, Firenze, la città dell'arte, dell'architettura, Venezia è speciale con i palazzi nell'acqua. Ma ci è commerciante che fa tutti gli anni gita. Tu conosci? Oh, no? Sai che non la conosco. Io vivo in paese, ci faccio la spesa, seguo i soci, ma lei ne sa più di me. Alle 13 in punto arriviamo a Marotta. Il ristorante è sul mare. Mangeremo pesce.
quando entriamo ci sono già lunghe tavolate di persone che stanno mangiando, altre gite. I camerieri passano a fatica. Signori, per cortesia, se vi accomodate, vi serviamo le portate. Come tu chiama pesce nel mio piatto? Carpaccio, carpaccio di tonno. E altro? Lumachine, lumachine di mare. Le lumachine. Le lumachine sono piccoline, si mangia poco, veramente poco. Ma il sughetto, il sughetto. E poi con questo pane morbido, facciamo tutti la scarpetta e poi facciamo anche il bis. E poi dai.